praticamente in 5 minuti ci siamo visti l'acqua dappertutto e non abbiamo avuto tempo di niente. È stato come un piccolo tsunami ed era l'acqua che continuava a scorrere e non finisce più. Praticamente ci siamo messi in salvo nel piano superiore, però il piano di sotto, praticamente dove avevamo la cucina, i mobili, tutto è tutto rovinato, è tutto distrutto. È successo lunedì alle 9 del mattino. Anche se abbiamo saputo che si sapeva già che c'era il pericolo, nessuno ci ha avvisato, non ci sono state sirene, niente. Ci siamo svegliati, sono venuti dei nostri amici per dirci che probabilmente c'era pericolo che il fiume straripasse. Abbiamo portato le macchine qua nel punto più alto, siamo scesi giù, abbiamo detto con mio marito andiamo a dare un'occhiata al fiume e non c'è stata nemmeno la possibilità di dare l'occhiata al fiume, perché ci siamo visti praticamente tutta l'acqua che ci veniva addosso e penso in 10 minuti si è alzato fino a 1,70 m. Chi sapeva che ci poteva essere questo pericolo, perché c'erano persone che lo sapevano, quantomeno avvertire. Ma che pericolo, per esempio? Che le case troppo vicine al fiume? Ma anche le persone in primis, perché c'è chi è stato in campo è riuscito ad appendersi, tipo c'è un mio vicino che si è appeso al palo della mia rete vicino al cancello e meno male che l'ho visto, quindi sono andato a rincorrerlo e salvarlo, diciamo, perché era un po' messo male. Come sono entrato in casa è arrivata la nuvola e siamo scesi di sopra subito e lì è stata un'invasione. Ho fatto una mura lì in strada, me l'ha portata via tutta, proprio i sassolini del Baglione. Il Baglione ha voluto che restituisca i suoi sassi che ho portato via. Senta. Ho lavorato un anno dietro questa mura, ma non è niente più. Ho salvato la vita, questo è più importante, la famiglia. Ero assieme. Quanti uniti, arrivati a casa? In 6? In quattro. Devo ringraziare i vigili del fuoco, questa persona che è una cara persona. Beh, insomma, dai, adesso stanotte l'ho trascorso abbastanza. Sono andato a prendermi un po' di vestiario in volta. Posso chiederle? Mi dica. Si ricorda a che ora è successo? Verso le 9:30 di martedì, lunedì. Lunedì alle 9:30. Ma avvisagli e non ce ne sono state? Io ho gridato via le macchine, perché avendo un'esperienza io avviso, grido. Sono andato a avvertire anche qualcuno che il Baglione sta andando fuori, perché stava proprio a livello proprio. Poi tutto un tratto ho visto, ha rotto qua a Caldogno. Vedendo l'acqua così ho capito che, come l'altra volta nel 1966, che ero sposato da un anno, ho detto questa volta ha rotto di nuovo. Arrivo a casa, ho visto l'acqua entrare. Lei viveva sempre qua anche nel 66? Sì, nel 66, mi sono sposato nel 65. C'è una rottura di 80 metri dell'argine che lo stanno già riparando. Ci sono due punti di rottura. Uno è già accessibile, quindi lo stanno riparando. L'altro invece è un po' più problematico, perché diciamo che è un punto un po' più difficile da arrivare. Però quello che ha la fuoriuscita maggiore è quello che stanno aggiustando. Qui in che zona siamo? Qui siamo a Cresole. Non si vedevano, erano tutte sotto, da qua a 0 metro di acqua.